l'incendio, fermano le foto, fermano. Ancora non l'hanno capito, se ti chiedono una botte mi devi mandare una botte. Che c'ha 8.000 litri d'acqua, che cosa ci faccio con un modulo di merda da 300 litri? Che cosa ci faccio? Che siano maledetti tutti quanti. Non c'è sta uno che riesce a fare l'operatore di botte. Cioè, questa è una cosa veramente assurda, mi sono rotto veramente il c***o. Le voci che sentite sono quelle di alcuni vigili del fuoco di Roma che senza sosta e in condizioni disastrose fronteggiano i continui incendi che stanno mettendo in ginocchio la capitale. L'ultimo in ordine di tempo è scoppiato ieri. Qua sta bruciando tutta Pineta Sacchetti, tutta. Altro le fiamme, guarda fin dove arrivano, stanno praticamente arrivando sui palazzi e sulle case. Dove ha preso sto fuoco? Verso Balduina. Ok. Monte Ciocci. Ok. Ok. Verso di là. Ok, quindi si è verso esteso. Verso Cornelia. Stanno evacuando tutti gli anziani da una casa di riposo che è in fondo alla strada, perché c'era il rischio che prendesse fuoco. Siete riusciti a domarlo qui? Ancora no. Lo stesso scenario della scorsa settimana. Nell'arco delle 24 ore i vigili del fuoco hanno sostenuto 408 interventi. Hanno dovuto richiedere l'aiuto da 6 regioni d'Italia proprio per aiutare il dispositivo ordinario di soccorso. Perché non eravate abbastanza. Non eravamo abbastanza. A Roma, infatti, ci sono 1.300 vigili del fuoco su un organico previsto di 1.500, che sono comunque pochissimi se guardiamo le altre capitali d'Europa. A Parigi ci sono 20.000 pompieri, a Roma ci sono 1.300 pompieri divisi in 4 turni. Praticamente sono 230-250 per ogni turno di servizio. L'altro grande problema sono i mezzi. Non c'erano proprio le autobotti in servizio, non ci stanno proprio fisicamente. Tutte le botti stavano delle caserme e stavano in giro per Roma a spegnere gli incendi. Coloro che hanno fatto il raddoppio dei turni non avevano proprio i mezzi per uscire, perché non c'era proprio il mezzo. Se ti chiedono una botte, mi devi mandare una botte. E Roma bruciava. E Roma bruciava. Sapere che ci sono pochi vigili del fuoco e non ci sono le autobotti e che quindi non c'è sta l'acqua, un po' inquietante. Quando ci troviamo in queste condizioni emerge anche il disagio nostro, perché siamo impotenti. Calcolate che dentro Roma ci abbiamo solamente due autoscale, che se fanno due interventi insieme il terzo niente, non si può fare. Com'è lavorare così? Lavoriamo male, noi purtroppo tante volte andiamo su interventi, veniamo aggrediti dalla gente. Ma purtroppo io capisco, ci hanno ragione, perché tante volte aspettano un'ora, un'ora e mezza. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco subito. E non rispondevano, sì. Sì, rispondevano, abbiamo la vostra chiamata, proprio non l'abbiamo vista, noi intanto siamo scappati. Io a Luna mi sono attaccato al 115, quando sono venuti qua era tutto finito. Nel quartiere Aurelio, quadrante nord-ovest della capitale, le fiamme partono dalle sterpaglie che nessuno fino a quel momento ha rimosso. E in pochissimo tempo, alimentate dal vento caldo, raggiungono questa rimessa di camper. Ho chiamato il custode, vai a casa, salvati, salvati! Nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, è successo l'inferno. L'incendio intanto inizia a lambire le case. Io mentre lavoravo qui dentro non mi ero reso conto che l'incendio era passato anche da quest'altro lato, che mi si è riempita di fumo l'officina. E questo è mezz'ora dopo. Mezz'ora dopo? Il fuoco era arrivato da tutte le parti. Cercavo aiuto, ma tutto giù. A rischiare però sono soprattutto i piccoli ospiti di un centro estivo. Là c'è la piscina, là c'erano i bambini. È venuto da laggiù. Ha preso tutti quanti gli ulivi ed è venuto verso di noi. Poi abbiamo visto che si stava avvicinando troppo e abbiamo deciso di evacuare. Siamo usciti di qua, intanto c'era un contadino che vedevamo che stava girando per i campi. Quel contadino si chiama Pasquale e anche lui prova a chiamare il 115. Mi ha fatto rabbia, il disco è in inglese, in italiano, in spagnolo,
Attendere, prego. No, non posso attendere. Ho preso la pala meccanica e subito sono partito, spingevo con la pala alla terra e spingevo il fuoco. Cioè hai fatto quella che chiamano una linea di fuoco? Una linea di confine. Che cos'è? Di girare la terra per far sì che le serpaie o quello che c'era coltivato andasse a fuoco. E dove cioè, c'era il fuoco andava. C'è un coraggio a fare una cosa sì, del genere. Sì, perché poi tornando indietro il fuoco mi sta dietro le spalle. E subito dopo le fiamme, l'esplosione. Ogni camper ha mediamente una o due bombole che serve per cucinare. Certo. Quindi quelle, come il camper ha preso fuoco, sono scoppiate. Un camper è fatto di legno, è fatto di vetro resina, è fatto di alluminio. Brucia in un attimo, squagliato. Io vado a vedere dentro la baracca che è successo, non c'è coraggio. L'accompagno io, venga con me. Lei nella baracca aveva i mezzi di lavoro? No, no, io ho fatto il pittore. Guarda che macello. Ho fatto tanto per farlo. Madonna.